Dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Oltre il cancello è territorio sconosciuto. Ci penso io. Ehi, avete sentito? Silenzio. Clicca. Sono deficiente che mi ha fatto scoprire. Non ti alzare, deficiente. Passiamo direttamente a qua. Piano, piano, piano. Non ti avvicinare, non ti avvicinare, non ti avvicinare. Ma quello corre, non lo sentono. Odio quelle cose. Figurati io. Non mi sembra di averlo mai fatto così, eh. Evitabile. Questo che sparagli di continuo. Si è chiuso. Non sparare, non correre. Un attimo, ho una chiave per quel cancello. Andiamoci senza fretta. Runner! Piano. Chiudi sto fottuto cancello. Vengono chiamati runner perché corrono. Chiudi il cancello, deficiente. Non scherzavi su questo posto, eh? Cristo. Piano piano. Meglio non andare di là. Un click. Oh no. Minchia, se mi vedono alla fine. Credo che ci siano altri oggetti in giro. Per questo non voglio lasciarli. Attention, please. Potrei anche prendere e sparare all'impazzata, ma preferisco fare una cosa pulita il più possibile. Non è che posso dire a loro state fermi. No. La difficoltà realismo. Quando Joel si mette così abbassato, non ha il tra virgolette il super udito, in modo tale che mi fa vedere dove sono i nemici. Ho
Devo fare tutto da me. Qualcuno qui dentro. Ma vaffanculo! Porca troia! Madonna mia. Ah, minchia, gli avevo sparato! Ma da dove cazzo arrivano? Sparagli! Anculo! Ah! Mi è ferito meglio! Sì! C'ho più colpi! Sì! C'ho più colpi di prima! Sì! 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 Così, così si fa! Vaffanculo lo stealth! Ancora. Però dai, realismo, i nemici che ti danno sempre le pallottole, dai, questa no. Non è una cosa logica. Almeno posso controllare qui dentro e prendere dopo. Gli attrezzi. Oh, la piastrina. Cioè, va bene allora ad andare qui. Ricordavo che ci fosse qualcosa. Bello questo televisore. È più sicuramente più aggiornato di quello che ho io adesso. Di con cui. Il quale sto facendo il gameplay. I buchi neri in basso. Oh. Ok. Torniamo lì. Click. Lo posso evitare? Forse. Com'è che con quel casino che è successo non abbiano sentito? I clicker comunque sono ciechi, ma non sordi. Tu corri tanto. Mica ti ascoltano. Oh. Dai, vieni. Oh! Come ti permetti? Cristo. Zitta. Vuoi darle torto, Joel? A controllare qui. Oh, preferisco non usare i medici, anche se me ne servirebbe uno.
ne servirebbe uno da usare, ecco. Nel senso che lo posso usare, ma non lo voglio usare. Preferisco rimanere così. Perché non credo che servirebbe a qualcosa. Già l'arco ce l'ho. Scusa, già l'arco ce l'ho. Quindi. Aspetta, non me lo ricordo! Che sto perdendo la memoria in maniera grave. Non mi ricordo in quale circostanza l'ho presa. Aspetta, se non ricordo male, c'era una sequenza in cui lo prendeva lui apposta. Vabbè. Bloccata dall'altra parte. Se passassimo di lì. Dove? Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Vai. Molto attenta. Ma certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Dentro alla casa ci sono altri clicker. Oh, merda. Non ci hanno ancora visto. Giù. Non ci possono vedere. I clicker sono ciechi, ma non sordi. Beh, però uno non è un click. Aspetta. Come si fa a lisciare? Come si fa a lisciare? 1-3. Cristo. Vabbè, venite, dai. No! Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione. Addio. Mio Dio. Scusate un attimo, il microfono cade. Ok, ecco così. Oh! Oh! Minchia. E n'è uno! Ce n'è uno lì dentro. Due fuori fanno quattro. Se non riuscissero a mordere per come vengono acchiappati, li chiuderei dentro il bagno. Saliamo sul camper e scendiamo dall'altra parte. Dovremmo essere al sicuro, dai. Perché me l'hai premuto? Cioè, perché hai fatto il quadrato, sto cazzo di pad? Lì, fammi passare!
Vabbè, andiamo avanti. Ma dov'è? Dove è finita? Ma come cazzo hai fatto ad essere qui? E manco t'ho visto passare. Oh, comunque io li voglio allertare. Aspetta un attimo. Non si vede la resistenza. Minchia, non ho niente. Ti voglio allertare così scappo. Andiamo, Ellie. Minchia, se fossi sceso da lì, sarei ritornato. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Oh. Ma andiamo, Ellie. Ok, siamo al sicuro. Per ora. Non hanno morto nessuno, vero? No, sto bene. Stiamo tutti bene, procediamo. Avrò perso forse 40 minuti. Più o meno. No, quasi un'ora. E controllare fuori. Spero di non aver lasciato niente di utile lì dentro, in quella stanza da letto. Controllare qui. E niente. Apri e non c'è niente, apri e non c'è niente. Cavoli, che li apro a fare i cassetti, tanto non ci trovo niente. In questa difficoltà però. Perché devi ripremere L3, schiaccio la levetta, ma purtroppo c'è il tasto difettoso ormai. Devi premere il quadrato. Allora, 4 ottobre ufficiale, la scuola è chiusa a tempo indeterminato. Questa epidemia ha avuto almeno un effetto positivo. Niente scuola, quale niente compiti, che per me è perfetto. Ma ora cosa faccio con tutto questo tempo libero? 5 ottobre, mamma e papà hanno litigato, in qualche modo riuscivano a urlarsi dietro anche sussurrando. A quanto ho capito, mamma vuole andare da casa sua sorella. Papà pensa che sia più sicuro qui, che l'epidemia non raggiungerà la nostra casa, la nostra città. 6 ottobre, papà mi ha sgridato perché ascoltavo la radio, ha detto che le notizie sono solo stronzate. La mamma gli ha dato ragione e ha cercato di fare un'espressione coraggiosa, ma so che ha paura. Hanno paura entrambi. 7 ottobre, penso che papà sia dispiaciuto per ieri. Gadget sta... Che cazzo di nome è Gadget? Gadget stava dormendo nel mio letto e lui non ha detto niente, è entrato, lo ha coccolato, ha fatto un sospiro ed è uscito. Non l'ho mai visto così. Perché era un cane. Forse. La scorsa notte papà stava consolando la mamma. Alla 10 ottobre, la scorsa notte papà stava consolando la mamma. Zia Karen è morta, almeno è quello che credo di aver sentito.
Quando ci siamo seduti a fare colazione, nessuno ha parlato, come se non fosse successo nulla. Sono stato al gioco. 15 ottobre. L'agente Jones si è fermato a parlare con papà, o meglio, a sussurrare con papà. In questi giorni succede spesso. Poi papà ci ha detto che dobbiamo lasciare la città, andare in una nuova casa. Ha detto che l'esercito ci proteggerà. Posso portarmi solo una borsa. La mamma stava seduta lì, immobile. 16 ottobre. Dove andiamo a andare? Non è consentito portare animali. Abbiamo guidato fino al limitare della città con gadget. Io ho tolto il collare e l'ho lasciato andare sulla strada del ritorno. Papà continuava a dire che starà bene. È fatto per vivere libero nella natura. Quindi il cane l'hanno chiamato gadget. Sarà. 17 ottobre. E ora? Papà dice che torneremo presto. Mi sa che dice stronzate. Hai un minuto? Dica. Dica. Sì? Ecco, volevo chiederti scusa per Tess. Solo questo, non ne parlerò più. Ellie, non devi preoccuparti per me. Dobbiamo andare da Bill. Ok. Devo partecipare a tutte le conversazioni alternative, però io trovo i PSN di questo gioco non sono molti, sono circa 20, 22 barra 25, compreso quello di Platino. Ma non sono molti, sono solo impegnativi. Mi sembra che una decina sono legati all'online, al multiplayer. Quindi PS3 non è più fattibile, a meno che non ci sia qualcuno che li emula questi server, come stanno facendo con PS Rewired, Killzone 2 ad esempio. Dammi una mano con questo. Ok, mi sa che ho capito dove siamo. Appunto. Ti dicevo, ecco il camion. Esce dalla scuola laggiù. Forza. Sono lassù. Io la Cerca di non fare rumore. taglio qui, let's play per il momento. Potrebbe essere che aggiungo una registrazione, ma al momento lascio così. Poi potrebbe essere che aggiungo qualcosa nella stessa registrazione, quindi taglio la parte. Non lo so. Comunque, per il momento, ciao.